circa 27 20.000 km. Nel 1927 venne convocata a Washington una ulteriore conferenza sulle radiocomunicazioni, che estese lo spettro delle radiofrequenze da 10 kilocicli a 23.000 kilocicli, pari a 23 megacicli. 5 anni dopo, nel 1932, in una successiva conferenza, tenuta di questa volta a Madrid, il margine superiore delle radiofrequenze venne spostato a 30 megacicli. Era così coperta una discreta parte dello spettro attualmente coperto dagli apparecchi di produzione industriale, sebbene le quali limiti dello spettro a radiofrequenza siano decisamente più alti. Questo appunto, tra il 1928 e il 1931, vennero costruiti i primi apparecchi radioastronomici di tipo minuto, alimentati dalla rete luce e dalla corrente continua stradale, per radioambizioni piccolissime. Un ulteriore orizzonte stava per chiudersi alla radiotecnica, prima del microfono. Adesso vedremo la prossima sessione nella decima traduzione della storia delle telecomunicazioni, a cui Fabio Veronese e tutta la IBC vi dà appuntamento.